È stata celebrata nella mattinata di lunedì 12 maggio 2014 in occasione della 48esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali la cerimonia conclusiva del premio ideato e sostenuto dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori della Campania. La cerimonia è stata organizzata presso l'Istituto Tecnico Professionale Alfonso Casanova, ubicato nell'omonima piazzetta del centro storico di Napoli. Ecco quanto dichiarato ai microfoni della nostra trasmissione Non c'è senz'ale, senza Fiorino, dal dirigente scolastico professoressa Rosanna Stellato e dal cardinale Sepe. Coinvolgere direttamente i giovani e quindi renderli un po' protagonisti di questo evento che è fondamentale ormai per tutta la cultura, ma anche per l'agire nelle nostre comunità. Dire ai giovani che sono i protagonisti, sono i primi, quelli che devono trasmettere poi i valori che sono insiti alla propria età, alla propria giovinezza, significa mettere in risalto un elemento fondamentale anche per un futuro di speranza per questi nostri ragazzi. Cosa augura a questi giovani per il futuro? Beh, che sappiano comunicare soprattutto i valori, le realtà fondamentali che costituiscono la loro identità e sapersi proiettare, perché comunicare significa anche aprire le porte al futuro. Sapersi proiettare in un futuro che sia però realistico, vero, basato su iniziative, su progettualità, che li coinvolga e li renda attori di questo loro futuro. Questo è il momento conclusivo di uno splendido concorso promosso appunto dalla Curia di Napoli e dall'Unione Giornalisti Cattolici, è rivolto ai ragazzi ed il tema è appunto le comunicazioni sociali. E questo è un momento di grande riflessione sulle comunicazioni, su che cosa vuol dire comunicare, cioè interessarsi al prossimo, non isolarsi, come molto spesso invece fanno i giovani, alle volte collegandosi con i social network. Numerosi i giovani studenti presenti alla cerimonia, ai quali era rivolto il concorso e che si sono cimentati in uno scritto sul tema Incontro e comunicazione, la Chiesa e i giovani. Vincitore del primo premio di 1000 euro è Francesco Schiavone, giovane studente dell'Istituto Casanova, scelto tra i 113 elaborati pervenuti da più di 20 istituti ed esaminati da una commissione presieduta da Don Tonino Palmese. Abbiamo raccolto le emozioni del ragazzo a fine cerimonia e quelle dell'attore Gino Di Vieccio, intervenuto alla cerimonia alla quale hanno partecipato anche il direttore scolastico regionale Diego Boucher e il presidente per la campagna dell'Unione Cattolica Stampa Italiana Pino Blasi. Francesco Schiavone, primo classificato, emozionato sicuramente. Qual è l'augurio che ti fai per il futuro? Beh, naturalmente continuerò con gli studi e spero che praticamente tutti, cioè continuare così bene, naturalmente a studiare e fare, diciamo, bene per continuare bene per trovare un posto naturalmente anche di lavoro e a me fa piacere aver vinto questo premio, ringrazio naturalmente la mia scuola che mi ha dato l'occasione di poter far uscire anche le mie capacità e naturalmente ringrazio i miei professori, le professoresse di lettere che mi hanno accompagnato in questi anni, la professoressa Bernasconi e la professoressa Amato e sono felicissimo per questo premio. Sono tanti ragazzi premiati, è bello vedere l'entusiasmo di questi giovani napoletani. Emanuele È bellissimo vedere tanti giovani, in particolare napoletani, è bellissimo vedere l'entusiasmo, è bellissimo anche sentire questi contenuti e delle idee molto chiare. Devo dire una bella mattinata, una bella pagina per la scuola napoletana e sono contento di avervi partecipato.